Anna Nofer, oppure Anna Maria Noferi. Abito ad Anghiari da 20 anni, sono di questa zona, sono nata a Piave Santo Stefano, però la mia famiglia è angharese, quindi noi abbiamo ho la casa della nonna alla Croce, che è un altro bel posto di Anghiari. Dopo sono andata all'Università a Firenze, e dove ho frequentato scienze biologiche. Non è finita proprio come doveva finire, perché non mi sono laureata, in quanto ho trovato nello studio di questa scienza della vita, ci ho trovato troppa violenza, perché a scienze biologiche si fa vivisezione, cose di questo genere. Mi sono trasferita seguendo l'amore in Svizzera, dove ho fatto una scuola di pittura steineriana. Sono partita da Dorna, questo è il paese dove c'era questa scuola di pittura. All'improvviso, in seguito all'aggravamento di mia madre, sono venuta qua. La mamma è morta e io non mi sono più mossa. Ho scoperto la scrittura ad Anghiari, in seguito, quando ho fatto la scuola della Libera Università dell'Autobiografia. Da allora, grazie, lo devo dire, a Duccio Demetrio, ho cominciato ad amare anche la scrittura, oltre che la lettura. E ho cominciato ad amarla perché ho cominciato a scrivere di me liberamente, narrando i miei fatti, ma anche le mie emozioni, i miei sentimenti, sicura di non essere giudicata. E dopo ho fatto la scuola. Ho fatto praticamente una serie infinita di seminari, quindi insomma ho imparato un po' anche a scrivere, ecco, ma mi sono appassionata più che alla scrittura come scrittura autobiografica. Ecco, scrivere di se stessi credo che sia, credo, non lo so, insomma, più facile che inventare, oppure no, questo dipende. Per me è stato così. Io ho scritto l'autobiografia a mano e l'ho anche ricopiata a mano. Lo dico perché è l'unica e quindi me ne vanto. Ma questo perché lo dico? Lo dico soprattutto perché quando io avevo già scritto l'autobiografia, ho cominciato a ricopiarla, ci vuole un po' di tempo a ricopiarla a mano, cercando di scrivere in maniera comprensibile. Avvenivano altre cose, quindi è particolare questo, no? Perché se tu la scrivi direttamente, se poi la ricopi, mentre la ricopi, passa Tempi. magari un altro tempo, quindi avvengono altre cose. E io nell'ultima parte, che avevo già scritto, prima di finire di ricopiarla, ho fatto un sogno. E era un sogno evidentemente un po' influenzato da questa scrittura, e questo sogno era quasi come una sintesi, non tanto dei fatti che io raccontavo, ma del sentimento che avevo provato nel periodo in cui scrivevo. E ho fatto a tempo, appunto, proprio perché lo ricopiavo a mano, ho fatto a tempo a mettere il sogno in fondo. Il sogno, racconto il sogno, dico, non mi ricordo bene poi questa scena come va, perché era proprio come un film, no? Però dico, mi sembra che sia finito tutto bene.